Abbiamo con noi quest'anno alcune sorprese e cominciamo da subito. Intanto è venuto proprio a farci visita l'attore Vincenzo Bocciarelli e quindi sarà qui con noi, al quale abbiamo affidato un qualcosa di estremamente difficile, ma lui è bravo e quindi non ci sono... scherzo, lui è talmente bravo che non lo spaventa nulla. Quindi ci interpreterà una poesia, La notte di Natale, una poesia che conosciamo, però letta e interpretata da lui siamo sicure che avrà un tutt'altro effetto. Vincenzo Bocciarelli, basta cliccare su internet e vediamo quali sono i film al cinema e alla televisione che hanno contraddistinto il suo personaggio. Ne cito solamente alcuni per la televisione: il film Orgoglio, Don Matteo, Un caso di coscienza, Pompei, L'inchiesta, potrei andare avanti. Oppure nel cinema Le grandi dame di casa d'Este e Ridendo l'uccise. Andate avanti e trovate tutte le sue interpretazioni in questi ruoli. Tra l'altro mi ha informata che a breve si recherà in India. Pensate che è il primo attore non indiano a interpretare un ruolo di protagonista. Quindi noi adesso lo accogliamo con un caloroso applauso per essere qui in mezzo a noi e lo ringraziamo. Prego Vincenzo. Buon divertimento e buona visione. Vai, anche senza microfono. No, funziona. Accendilo. Prova. Eccoci. Auguri, buon Natale a tutte, care signore, care signore. Un grande applauso, ma soprattutto non per me, ma dietro c'è un'emozione, c'è, come dire, un'eccitazione proprio da pre-spettacolo. Ma prima di immergerci nella bellezza e nell'attesa di questo Natale 2022, che quest'anno veramente accogliamo Gesù Bambino scaldando, no? Dando calore a questa mangiatoia che ultimamente questo mondo complicato tentava di non riscaldare, di non accogliere l'arrivo di Gesù, ma quest'anno ci stiamo tutti preparando, tutti quanti, affinché possa essere davvero un Natale speciale, che scaldi i nostri cuori. Allora c'è un grandissimo poeta che si chiama Guido Gozzano, che tutti voi conoscerete sicuramente, che ha scritto una poesia bellissima, raffinata, è una carezza all'anima, una carezza al cuore, La notte santa. E allora ci facciamo trasportare dagli angeli nell'attesa di questa meravigliosa notte santa. Consolati Maria del tuo pellegrinare. Siamo giunti, ecco, Betlemme ornata di trofei. Presso quell'osteria potremmo riposare, che è troppo stanco sono e troppa stanca sei. Din don, il campanile scocca, lentamente le sei. Avete un po' di posto, o voi del caval grigio? Un po' di posto per me e per Giuseppe. Signori, ce ne duole, è notte di prodigio, son troppi i forestieri, le stanze o piene zeppe. Il campanile scocca, lentamente le sette. Oste del Moro, avete un rifugio per noi? Mia moglie più non regge, io son così rotto. Tutto l'albergo pieno, soppalchi e ballatoi. Tentate a Cervobianco, quell'osteria più sotto. Il campanile scocca, lentamente le otto. Oh voi del Cervobianco, un sottoscala almeno avete per dormire? Non ci mandate altrove, vi prego.
S'attende la cometa, tutto l'albergo pieno d'astronomi e di dotti, qui giunti d'ogni dove. Il campanile scocca lentamente le 9. O stessa dei tre merli, pietà d'una sorella, pensate in quale stato e quanta strada feci. Ma fin sui tetti o gente attendono la stella, sono negromanti, magi, persiani, egizi, greci. Il campanile scocca lentamente le 10. Oste di Cesarea, un vecchio falegname, albergarlo, sua moglie, albergarli per niente. L'albergo è tutto pieno di cavalieri e dame, non amo la miscela dell'alta e bassa gente. Il campanile scocca le 11 lentamente. La neve! Ecco una stalla! Avrà posto per due? Che freddo! Siamo a sosta! Ma quanta neve! Quanta! Un po' ci scalderanno quell'asino e quel bue. Maria già trascolora, divinamente affranta. Il campanile scocca, la mezzanotte santa. È nato! Alleluia! Alleluia! È nato il sovrano bambino, la notte che già fu sì buia risplende d'un astro divino. Orsù, cornamuse, più gaie, suonate, squillate campane, venite, pastori e massaie, o genti vicine e lontane, non sete, non molli tappeti, ma come nei libri hanno detto da 4000 anni i profeti, un poco di paglia ha per letto. Per 4000 anni s'attese quest'ora su tutte le ore. È nato il Signore, è nato nel nostro paese, risplende d'un astro divino, la notte che già fu sì buia. È nato il sovrano bambino, è nato. Alleluia! 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 Grazie! Tra poco nascerà il 25, io vi mando un abbraccio colmo di ogni bene, di pace, serenità a voi e le vostre famiglie. E adesso Vincenzo Bocciarelli è felice di dare il benvenuto allo spettacolo, ma prima sentiamo Suor Caterina. Volevamo intanto ringraziarti. Grazie. Siamo onorate di averti qui con noi, anche perché Vincenzo lo conosciamo tramite Cettina, però è veramente una di quelle persone molto molto sensibili, non lo fa per spettacolo, per televisione, lo fa perché hai veramente un cuore d'oro. Ti abbiamo già conosciuto in altre occasioni, quindi grazie di essere stato qui con noi. Quest'anno volevamo capire fino a qual era la tua bravura. Noi il prossimo anno ti daremo la parte un po' più lunga. San Giuseppe, mi piacerebbe fare San Giuseppe. Scherzo, anche scherzo. Un angelo, eh? No, angelo, scherzo. Sappiamo di che mole Vincenzo, nel suo mestiere, che cosa fa e come lo fa. Grazie ancora Vincenzo, goditi lo spettacolo e non ci giudicare troppo, abbi un po' di misericordia. No. Giudizio mai, anche perché c'è sempre da imparare in ogni situazione. Grazie. Questo poi voi che avete vissuto... sapete cosa significa la vita, no? Che non, si riparte sempre da zero, no? Si riparte. Grazie. Sempre. Io sono in prova con lo spettacolo Edipo, se volete spargere la voce, bellissimo spettacolo, Edipo Re, debutto il 18 gennaio al Teatro Tordinona, se lo volete dire ai vostri nipoti, ai vostri figli, perché il teatro, è ormai eroico fare teatro in quest'epoca, però è uno spettacolo molto bello perché... Tordinona il 18 gennaio, dal 18 al 22, alle 21:15, Teatro Tordinona, dove sarò Edipo Re. Vi mando un grande abbraccio, grazie, auguri, grazie, di ogni bene, grazie. E viva Gesù Bambino! Grazie, grazie.